Una nevicata straordinaria che ha messo davvero a dura prova la macchina dei soccorsi comunali. Qual è il bilancio di questa esperienza? Il bilancio di questa esperienza è che bisogna imparare da quello che è accaduto, cercando di gestire sempre in maniera migliore qualora si dovessero verificare ulteriori occasioni. La cosa importante da sottolineare è che ovviamente con i giusti mezzi, con gli giusti strumenti, come prevede poi la norma, la città non si è mai paralizzata. Parlo del centro urbano, così come ovviamente nell'abitato extraurbano, perché noi abbiamo una grandissima diffusione di cittadini che abitano nell'extraurbano. Io do solo una dimensione: oltre 220 km di strade extraurbane. Ovviamente pensare nelle prime 12 ore di poter sgombrare tutto era impossibile. L'abbondante nevicata ha creato un problema, che nel momento in cui abbiamo fatto i primi passaggi, già il giorno 30 e 31, perché eravamo già operativi con i mezzi sgombraneve il 30, la nevicata poi ricopriva di nuovo le strade e quindi si è creato un manto sulle arterie principali per permettere a chi dotato di catene di gomme da neve di poter circolare. Ovviamente gli altri dovevano restare fermi, mentre poi nei giorni 1 e 2 si è passati a creare mobilità per permettere a tutti quanti di poter circolare. Quindi va detto, sia per emergenze che si sono verificate, sia per casi di ricovero, sia per casi di dialisi, sia per casi di chi era rimasto isolato con questioni di salute fuori di casa, dalla città, non si sono creati problemi gravi, anche perché non ci sono stati incidenti di rilevanza. Abbiamo soccorso tutti coloro che ci hanno chiesto aiuto, ringraziando ovviamente sia mezzi, aziende comunali, personale comunali, ma anche tutte le associazioni di volontariato con le quali... Questo è importante, perché c'è stata una mobilitazione totale da parte di tutte le associazioni di volontariato. Ma guardi, sicuramente la loro funzione sociale è questa e noi siamo orgogliosi di averle. Le cose funzionano perché c'è, ovviamente sempre perfettibili, perché c'è un coordinamento. Dalla mattina del 30, quando la situazione è diventata importante, abbiamo costituito l'unità di crisi a cui abbiamo invitato il 30 e l'1 con differenti strategie le associazioni di volontariato. Ci siamo divisi i compiti, ovviamente in base alle dotazioni di ognuno, di parte propria, proprio cercando di stabilire in base alle mutate esigenze, perché mentre il 30 e 31 parlavamo di nevicata, 1 e 2 parlavamo di sgombro di strade e ghiaccio, e quindi bisognava pensare per esempio a chi era rimasto in casa, gli anziani o gente che aveva bisogno, disabili, di muoversi. Ovviamente dobbiamo preoccuparci di non farli uscire di casa col rischio di cadere, e qui le associazioni di volontariato hanno svolto un ruolo proprio di presa in consegna. Altro problema che per esempio è stato affrontato è quello dell'assistenza domiciliare agli anziani. Voglio ricordare che noi prestiamo dei servizi di assistenza domiciliare, quindi abbiamo svariate decine di utenti a cui per esempio si dispensano i pasti, e questo è stato assicurato, assistenza tramite le associazioni di volontariato, il nostro personale, alle società e alle cooperative che erogano questi servizi. Quindi si può dire bilancio: la città non si è mai paralizzata, ovviamente ci sono state delle strategie diverse, perché giorni di festa, che voglio ricordare 31 e 1, e quindi è un aspetto rilevante, comunque abbiamo avuto dei mezzi operativi, e comunque per esempio già il 2 la strategia era diversa, perché bisognava preoccuparsi di assicurare la mobilità nelle aree produttive, che nei giorni 31 e 1 invece erano chiusi. Cosa risponde invece a chi politicamente ha attaccato? Ma io, guardi, credo che quando si affrontano questo tipo di problemi bisogna tutti partecipare, proprio per spirito di corpo e per spirito di appartenenza ad una istituzione, bisogna partecipare e contribuire per migliorare o per dare la propria mano di aiuto. Nella unità di crisi, va detto che noi abbiamo costituito, durante quei giorni abbiamo avuto gli amministratori, gli assessori e qualche consigliere, ma
qualche mano di più ci avrebbe fatto piacere. Siamo stati operativi sul campo anche proprio con i nostri mezzi privati, mettendoli a disposizione del pubblico, non ci siamo mai fatti problemi e abbiamo chiesto sacrifici enormi al nostro personale, ci sono stati vigili urbani, personale tecnico che insieme a noi hanno lavorato 12-14 ore consecutive, ovviamente in giorni molto particolari, perché è evidente se fosse accaduto in altri giorni sarebbe stato tutto diverso. Io do una entità, il 31 di sera dal mattino stavano lavorando 8 mezzi, perché poi noi abbiamo fatto ricorso a aziende private del territorio, mentre il 2 che già era lavorativo ne stavano lavorando 19, è tutto diverso. In tutto questo abbiamo sempre avuto un contatto continuo con la prefettura e la direzione regionale della protezione civile, abbiamo anche l'1 chiesto l'intervento di ulteriori mezzi, abbiamo inviato un'email, il nostro comparto tecnico ha inviato l'email, non abbiamo mai avuto risposta, quindi però abbiamo fronteggiato con quello che riuscivamo a reperire sul territorio, perché considerate che si fa ricorso ai mezzi privati, se abbiamo avuto addirittura disponibilità da una ditta di Andria, una di Biceglie, perché praticamente i mezzi delle nostre aziende private quelli erano e quelli rimanevano, perché non potevi andare a chiedere a Ruvo, non potevi andare a chiedere ad Altamura, non potevi andare a chiedere ad altri, perché erano impegnati anche loro nell'emergenza neve. Quindi con i nostri mezzi, e per questo abbiamo tenuto anche contatto con l'unità di crisi della prefettura per avere anche lo stato della mobilità delle strade provinciali, sulle quali almeno 2 volte al giorno ci informavamo com'era lo status, quali erano aperte, quali erano chiuse, e noi, va detto, nei giri di sgombro che facevamo sull'extraurbano, più di una volta, proprio per raccordare anche i vari tratti, uscivamo sulle strade provinciali, perché serve a poco che io sgombro un viale o una strada comunale che poi sbocca sulla provinciale, ma se sulla provinciale non c'è accessibilità mi serve a poco, e quindi per creare il raccordo si faceva perlomeno l'apertura di quella. Va detto che è un fatto importante, sicuramente per noi la neve è un evento che con cadenza pluriennale si verifica in maniera più o meno intensa, e ci sono esperienze da trarre. Una è semplicissima, che nel momento in cui soprattutto sulle strade extraurbane si è pensato di sgombrare la carreggiata, in un primo momento si è avuto riguardo a quello, ma non si è avuto riguardo a sgombrare gli accessi laterali, perché gli operatori che stanno sui mezzi meccanici hanno privilegiato lo sgombro della carreggiata e magari ingombrando l'accesso laterale. Nella ripresa che è stata fatta a distanza di poche ore si è mano a mano posto rimedio a sgombrare, quindi quella è un'esperienza. Quando e se dovesse capitare ancora, agli operatori che saranno lì sui mezzi andrà data, ove necessario, perché molti sanno anche operare, però ce n'erano alcuni che non fanno il lavoro di sgombro neve, fanno il lavoro di movimento terra, non si erano posti il problema, per quanto apprezzabilissimo, lavorando in condizioni devo dire estreme, perché e io ringrazio gli operatori privati che hanno messo a disposizione i mezzi, va detto, ci sono state persone che hanno lavorato per 3 giorni consecutivi a turni di 12-14 ore, e vi posso assicurare poi nei giorni di festa non è facilissimo, gente che poi si è ammalata il giorno dopo ha avuto proprio un crollo fisico da quel punto di vista, quindi sicuramente